Traversone di Balzaretti, lungo sul secondo palo, Miccoli si coordina, mette giù, Miccoli con la punta, Buffon, poi Cavani, liscia il pallone, prima occasione per il Palermo. Nocerino insiste, ancora il Palermo, è quasi un tiro il suo, nessun problema per Buffon. Il pallone di Cassani per Miccoli, traversa, Simpisio, Buffon, clamorosa palla gol ancora per il Palermo. Finisce laterale per la Juve con Nedved già in area di rigore, cerca di alzare il pallone per Trezeguet, Trezeguet lo mette giù in area, Trezeguet ancora il dribbling, Trezeguet, Amelia, Nedved vuole il tiro, Amelia non benissimo, la palla gli era rimbalzata davanti mettendolo in difficoltà. Sissoko si scontra con Iaquinta, va avanti però di forza, Sissoko ancora lui, uomo, Sissoko, che gol, 1-0. Per il Pavel Nedved, uno contro uno di Nedved, vuole rientrare Nedved sul sinistro, Amelia, Simpisio riesce a passare, Cavani passa in qualche modo, sul fondo Edinson Cavani. Uno contro uno di Miccoli in area di rigore, cerca di sgusciare via, poi c'è un fallo di mano giudicato involontario perché era troppo vicino alle grottaglie. Oh, braccio attaccato al corpo, assolutamente questo non è calcio di rigore. No, ma poi non c'è proprio movimento non del braccio. Nulla. Altra tentativo di imbucata, buona per Nocerino, Buffon in calcio d'angolo. Liverani, prova ad andare via, ce la fa, Liverani ancora, Liverani allarga per Cassani, non prova il tiro, la palla in area di rigore, Miccoli, Buffon! E non la tiene, Krieger che mette in calcio d'angolo. Uno contro uno, Nedved si libera di Cassani, Nedved ancora, la palla passa! E Trezeguet è anticipato dopo il primo tiro di Amaury. Amaury corre veloce, si mette davanti a Bovo. Mamma mia, di potenza, Amaury va via su Bovo, Amaury ancora! La mette dietro! Davi! 3-0! 2-0! È tornato 3-0! Simplicio per Miccoli, si coordina a destro! Sul fondo! Miccoli vorrebbe il tiro, poi trova un'apertura morbida. L'arbitro manda tutti sotto la doccia. Juventus batte Palermo 2-0. Sono molto contento perché dopo 4 mesi molto delicati per me, beh, finalmente sono tornato titolare, ho avuto la fortuna di fare una buona gara, la squadra ha fatto molto bene, ho segnato e in più per quello che mi riguarda questa sera i ragazzi mi hanno voluto come capitano, vuol dire che mi hanno fatto sentire importante in questi momenti, per quello io vorrei ringraziare soprattutto loro perché mi sono stato vicini e oggi è una gioia molto molto grande per me e per tutto quello che ho vissuto.